Può capitare di trovare un animale selvatico ferito, un cucciolo in difficoltà, essere spinti dal desiderio di aiutarlo, ma brancolare nel buio non sapendo a chi rivolgersi. L'ennesimo esempio di mancanza di strutture che si occupano di fauna selvatica ci viene raccontato da Mario Caffi, ornitologo della Bassa Bresciana, che qualche giorno fa ha recuperato un pullo di poiana caduto dal nido che necessitava di aiuto. La ricerca di un CRAS aperto in Lombardia e nella vicina Emilia-Romagna è stata davvero ardua. Questa poiana è una delle poche coppie che ha nidificato nella pianura quest'anno. L'abbiamo trovata lungo l'olio, un vecchio nido che è caduto dalla pianta. Erano due pulli, nello schianto uno è morto, è rimasto là morto, l'altro l'abbiamo salvato, ma il problema è stato dopo, perché non c'è più nessuno che ti ritira questi animali. Aveva bisogno ancora di 10 giorni di mangiare prima di involarsi. Abbiamo chiamato la guardia della provincia di Brescia, purtroppo i due centri di solito dove le guardie si appoggiano, uno è chiuso, pare che la Valpredina, quello di Bergamo, sia chiuso. E l'uccello e la poiana è finita a Paspardo, che è ancora aperto. Mi diceva la guardia responsabili che raccolgono gli animali feriti, che è un casino. Non sanno più dove portarli perché i centri sono strapieni. Non è l'uccello ferito che tu lo guarisci e poi lo liberi. Il pullo va ingrassato, va addirittura addestrato come cacciare. Trovare che la regione o la provincia si attivino perché purtroppo non c'è più nessuno, cioè è un disastro. Il centro di recupero di riferimento per la provincia di Brescia, a Paspardo, a quasi 2 ore di distanza, nella vicina Cremona, la struttura di Calvatone è stata chiusa ed è abbandonata. Cascinastella, Castelleone, di competenza dell'amministrazione provinciale, da circa 2 anni rischia la chiusura definitiva per mancanza di fondi e personale. In Emilia, il centro di recupero Piacenza Wildlife si trova a Rivergaro e non è facilmente raggiungibile se non percorrendo chilometri e chilometri che non tutti i cittadini sono disposti a fare. Molto spesso la fauna selvatica necessita di competenze che non sono proprie di tutti i veterinari e a farne le spese, come sempre, sono i poveri, sfortunati animali dimenticati dai palazzi del potere.